Scusate la volgarità, però la cosa che mi fa veramente girare le palle è il fatto che, nonostante Livorno non abbia fatto la grandissima partita, perché ora voi dopo vedrete le highlights, questa volta le ho viste, so che non li guardo prima del video, cioè vedete che magari Livorno ha creato molte più occasioni dell'Avellino, però vi posso garantire che Livorno non ha fatto quella grandissimissima partita, soprattutto giocando in casa, soprattutto con la tifoseria che c'era, roba da paura, da brividi soprattutto, e soprattutto per la partita appunto che era, perché era una partita molto importante, che era praticamente uno scozzo per la possibile promozione. Il Livorno appunto non meritava di perdere, e né tantomeno forse di pareggiare, perché appunto nonostante non abbia fatto, come ho già detto, quella grandissima partita, l'Avellino ha giocato decisamente peggio. E poi vabbè, appunto, fra l'altro ho avuto anche abbastanza culo inoltre. E comunque, come da titolo, tanta sfortuna, poca concretezza, diciamo, si può riassumere un po' quello che è successo. Perché? Perché allora, innanzitutto partiamo dalla prestazione. Allora, come ho già detto, Livorno, scusate, mi guardate, io come ho già detto, ma è una cosa che mi viene istintivamente, vabbè, appunto. Il Livorno non ha fatto quella grandissima partita, perché ci sono stati vari errori, soprattutto per quanto riguarda la zona, a parer mio, del centrocampo, che oggi non dico che era assente, però almeno la metà, diciamo, mancava, perché se bisogna fare i singoli, Lusci e Biagianti, a me oggi mi hanno fatto abbastanza, soprattutto il primo Lusci, abbastanza schifo, se si può dire, perché cioè davvero Biagianti tanto tanto è cosa ogni tanto azzeccava, tralasciando il gol che si è mangiato, perché ok, parata, come usa dire, della vita del portiere, ma lì se non ne eviti da un dia una bomba, perché magari la bomba poteva impiccionare, però un dia mi fa quei tiri nel cazzo, cioè secondo me devi fare, magari se per di c'ero io che non so nessuno, magari lo buttavo addirittura fuori, però secondo me lì devi fare, nonostante il portiere abbia fatto, ripeto, una grandissima parata. Comunque, appunto, vabbè, un po' Biagianti che sì e no, però era più no, sbagliava qualcosa, appunto. Lusci soprattutto oggi veramente non è sempre opponibile, passaggi, posizione tanto tanto, però anche roba di uno contro uno, mettiamola così, si faceva un dio sempre superiore, ma difendeva anche poveri quando c'era la difesa, insomma Lusci veramente non mi è piaciuto, parlando dei singoli. E quindi dicevo, oggi manca soprattutto la fase chiamiamola la regia dei giochi, che non c'è stata. Altra parentesi, parlando dei singoli, volevo un attimino parlare anche un po' di altre zone, però sempre dei singoli. Appunto, oggi prestazione direi piuttosto non deludente, però inferiore per quanto riguarda, se nemmeno Lambrughi, che oggi ha sbagliato tanto, tanto, tanto. E poi, e qui si va anche sulla parte successiva al discorso iniziale, ovvero per quanto riguarda le prestazioni, e quindi si va sul discorso della formazione, voglio parlare di Belinghieri. Allora, Belinghieri, io mi dispiace dirlo, lo dirò sempre purtroppo, spero di no, ma mi toccherà quando girerà di così. Belinghieri secondo me è un giocatore che fino a 2 anni fa, quando stava in Serie B l'ultimo anno, meritava il posto, era un giocatore secondo me fondamentale soprattutto per lo svolgimento del gioco, mettiamolo così, perché si rendeva utile e ha fatto anche tanti gol per essere una sorta, perché comunque sei un trequartista, per essere, diciamo, un centrocampista avanzato, fatto anche tanti gol 2 anni fa. Ecco, già dall'anno scorso, che vabbè la categoria era più difficile, la Serie A, però già dall'anno scorso ti vedevi che era un Bellingham diverso. Quest'anno purtroppo, per quelle poche prestazioni che ha fatto, e l'ho già detto ma continuerò a dirlo, non può giocare titolare. E forse non può nemmeno giocare. Cioè, se non è Belinghieri, per quanto mi dispiace davvero dirlo, è un giocatore che lo devi fare entrare e proprio devi fare giocare per dargli il comunemente detto, il contentino. Lo devi fare giocare quando ormai il risultato è scritto. O vinci o perdi, quando vinci 3-0 e quando perdi 3-0. Infatti, che lo fai giocare. È brutto, però è la verità. Oggi Belinghieri, non è stato il peggio in campo, perché comunque, se proprio devo dare un peggio, lo do a Lusci, perché appunto io mi ho arrivato punto, perché nonostante la Brughi non abbia fatto, cioè la prestazione sia stata inferiore alla norma, ogni tanto qualcosa azzeccava. Lusci proprio zero oggi, secondo me zero, forse un passaggio su 10 per dire, o un'osa su 10. Comunque sono andato a Belinghieri,
cioè anche oggi, ma si è visto, cioè, ha fatto un tirino, un passaggio per la tempo fuori gioco. Poi io ve lo giuro, forse non farò caso ai singoli, cioè non ci farò così tanto caso ai singoli mentre giocano, però poi io me ne ingannavo, non ho visto fuori dal gioco, giocavo in quasi in 10 comunque. E appunto si va sulla formazione. Allora io non so perché abbia scelto di fare questa sorta, tra virgolette, di turnover, perché comunque ha fatto dei giochi agganti, che non so se veniva fuori dall'infortunio o da una squalifica, hai voluto far partire titolare Gemiti, che sì, intanto lo fa partire, ma di solito no, ci fa giocare Jelenic, cosa che fra l'altro quando è entrato, forse per la freschezza del giocatore che è entrato, se non sbaglio, metà secondo tempo all'incirca, magari è più fresco, però Jelenic, ripeto, dall'inizio dell'anno ad ora per me io ho cambiato parecchio l'opinione, non glielo do così a così, ma siamo lì. E Jelenic secondo me ora è un giocatore che sulla fascia e serve, come se Mekona a destra serve Jelenic sulla sinistra, o viceversa, che poi si può alternare con Moscati. E Gemiti, non sto dicendo che oggi abbia giocato male, però anche lui è un giocatore da fare entrare dopo, secondo me, perché rallenta parecchio il gioco, non è magari offensivo come Jelenic, Mekona e Moscati, secondo me. E già lì. Poi ripeto, Belinghieri. Poi Piacenti, che Piacenti, mi dispiace dirlo, però io penso che su tutte le prestazioni, cioè su tutte le volte che ho giocato, forse prestazioni recenti, 2-3, ma io mi riferisco anche dall'anno scorsatore. Io, boh, forse nel Catania, boh, la squadra, cioè forse è la squadra stessa che magari non rende più il suo gioco. Cioè, al di fuori del gol mangiato clamorosamente. Io ci vedo questa grande centrocampista in Piacente. Scusate se Dio sì, magari sapete, cioè questa è la mia opinione, magari mi scuso se voi la vedete in maniera diversa, però la vedo così. Quindi anche lui capisco perché li fa già. Cioè, Pires, perché lo fa già? È nuovo, è giovane, vedi che comunque sì, ogni tanto sbaglia, però ci può stare, fallo già. O perlomeno fa giocare, cioè a parte che sai, Ferruccio e Biagianti se la scozzano, su chi non deve giocare, però vabbè, no, so sì. Cioè, ma che comunque se partite con una prestazione, sì, scusate, una formazione, non era tanto da partita controllata lì, una partita importante come quella di oggi, secondo me. Comunque. Insomma, ora passiamo alla terza fase, siamo passati da prestazione, formazione, si arriva anche sulla sfortuna. Perché sfortuna? Perché appunto, come vedrete, per chi soprattutto non ha visto la partita nelle lights, Livorno ci ha avuto tanta sfortuna. Io sono d'accordo che Livorno non abbia, cioè sono d'accordo, per me Livorno non ha giocato benissimo, e forse queste le occasioni che ha creato e non finalizzato sono forse anche troppe, però c'è stata anche tanta sfortuna. Lasciando il gol, che è la sfortuna proprio a livello estremo, che penso quando non doveva prenderlo, perché l'Avellino, credetemi, si è reso tra virgolette un po' più pericoloso nel secondo tempo, ma sia nel primo che nel secondo è stato quasi inesistente. Cioè, io non la vedo per la grande squadra da lottare per la Serie A, cioè per lottare, perché ora quant'è, terza, pari punti, ora non, la classifica piuttosto, cioè purtroppo non me la ricordo, perché la classifica, per chi ci fa caso, cioè in un punto lotti, cioè sei secondo o terzo, perdi un punto, vai tra virgolette a lottare per il playout, per farvi capire. Quindi non la seguo tanto. So che comunque noi fino a partire di oggi, fino a prima, eravamo terzi, e non so quanto siamo, comunque siamo sempre lì, e l'Avellino è lì con noi all'incirca. Comunque, appunto, abbiamo avuto tanta sfortuna sia dal punto di vista di andare a questo gol quando non si meritava, e anche delle occasioni. E a proposito delle occasioni, uno può dire, sfortuna, le vuoi, non già ti pare male, però alla fine hai visto, si è fatto quattro occasioni, ma vedi, tra la miseria, non è entrato, non è voluto proprio entrare, quattro occasioni in 5 minuti, ecco, ma se metti caso entri con quell'aggressività nel primo tempo, o se puoi cominciare a fare il primo tempo nel secondo, dato che è una partita così, perché devi aspettare di prendere in gol, porca troia, tutte le volte, perché? Perché non si poteva fare oggi, no? Io penso che se... sia per quelle poche occasioni che sono create, comunque sia alla fine si andava a finalizzare tutto, e si giocava, se si partiva tutto di botto come si è giocato gli ultimi 5-10 minuti, io penso che forse 2-3 gol come minimo li facevano all'Avellino, perché le possibilità c'erano, porca troia. Oggi io credo che anche se comunque no, purtroppo non si è concretizzato quanto creato, credo che comunque il reparto offensivo, soprattutto vantaggio Sirigaglia, era parecchio ispirato. Purtroppo per loro hanno sbagliato tanto, soprattutto Siligardi, a volte tipo l'ultima occasione ha anche dovuto rimbalzare il pallone, perché già dice, boh, lì la poteva buttare dentro, mi riferisco all'occasione dopo di Piacenti, se non sbaglio. Sì, però l'ha rimbalzato il pallone male, e lì, a meno che non ti ami Messi, Leonardo, oppure, insomma, sei un giocatore veramente forte,
un po' difficile, eh? Senza mancare di rispetto ai grandi, che io credo che soprattutto per il Livorno, ma soprattutto per la categoria, è uno dei giocatori più forti che ci siano. Comunque, se ripeto, sia vantaggiosi i grandi andavano a finalizzare e concretizzare tutto quello da loro creato, forse, eh? Nonostante, ripeto, il Livorno non abbia fatto della grande prestazione, ti chiedere Lights, poi invece sembra il contrario. Per me il Livorno, la migliore prestazione, l'ha fatta l'altra volta, se non sbaglio, contro il Bari. Lì si è visto un Livorno recente. Oggi, credetemi, sì, si è creato tanto, ma beh, tipo la traversa di Ems, anche lei è una merda, però, cioè, da lontano ci siamo andati l'ultimo minuto soprattutto davanti porta. E quando siamo andati in porta, già avanti porta nel primo tempo, c'era sempre un giocatore, uno o due giocatori che l'avevano davanti, Fabio AP. Comunque io l'ho visto così, poi uno può dire, guarda, invece secondo me oggi Livorno ha giocato strabene. Per me non è stato così, non ha giocato male, ma nemmeno bene. Metà, media, eh? Comunque, ora, purtroppo, per finire il video, purtroppo è andata così. Si è perso un'occasione d'oro, soprattutto dato che le possibilità sono che c'erano alla grande. Anche per sfortuna, si è persa questa occasione qui. Però bisogna cercare di non farti buttare giù, perché il campionato è sempre lungo e la classifica è così, cioè, è così, come si può dire? È strettissima, cioè, penso che per dire, non lo so, ci siano più punti di differenza fra Juve e Roma ora in campionato che fra la terza e la terza ultima, Fabio Pizza, è così. Quindi, ora si va, se non sbaglio, a Crotone, a Giova. Secondo me, dico coglione, oddio, porterò merda, però secondo me è fattibile, perché ci si può fare. Perché le potenzialità, le possibilità ci sono. Che noi, se si vuole, si può far paura. E lo dico in sincerità. E spero, come ho già detto 3 secondi fa, di non portare a merda. Lo voglio dire. Quindi, speriamo di rivederci col prossimo video con sorrisoni o sì, con una bella vittoria. Non solo dal punto di vista del risultato, ma anche della prestazione. Soprattutto, no. Soprattutto del risultato e poi anche della prestazione. Scusate se sono di parole, ma sono un po' stanchino comunque. Quindi niente, vi lascio così. Vedetevi la lights e niente, ci vediamo al prossimo video. Speriamo di vincere. Che se si vuole si può fare tanto. E crediamoci tutti, sia la squadra e noi tifosi, per quelli che guarderanno questo cazzo nerdoso video, perché faccio dei commenti di merda comunque. Detto questo, speriamo anche una formazione decente sia nella prossima, e non così, tra virgolette, brutta come quella di oggi, perché oggi non mi è garbata punto. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.